tutti, io sono Inna, benvenuti al mio canale. Oggi vi voglio parlare dei miei prodotti preferiti del 2018. Si tratta di prodotti di make-up, cura della pelle e cura dei capelli. Il primissimo prodotto di cui vi voglio parlare è questo qui, che ha sulle mie labbra. Si tratta di un rossetto della Kiko, ve lo faccio vedere. È il colore Ghost Summer Emotion numero 111. Si tratta di questo rosso tendente al color ciliegia, quindi con sfumature fucsia. Quello che mi piace, oltre al colore, è la sua consistenza, perché è cremoso, però ha una durata molto lunga, il che è fantastico, perché vuol dire che sulle labbra è comodo e non devo stare lì a preoccuparmi se il rossetto c'è ancora o se è andato via, quindi è assolutamente uno dei miei preferiti. Sempre in tema make-up, ho qua il mio mascara preferito. Si tratta di mascara della Maybelline, che uso in realtà credo già dall'anno scorso, si chiama Lash Sensational. Mi piace perché è molto facile da applicare. Questo qui è lo scovolino e ha anche un'ottima resistenza, appunto come l'altro prodotto. Io punto molto a prodotti che resistano nel tempo ed è uno dei miei preferiti in assoluto, perché so che non sbava e non fa quei piccoli grumi molto bruttini, ecco. L'altro prodotto è questo eyeliner della NYX o NYX Cosmetics. Si tratta di un eyeliner con la punta di feltro. È molto facile da applicare e dura tutto il giorno. Non mi capita mai di doverlo ritoccare durante la giornata e quando arrivo a casa è lì. Quindi questi sono i miei top 3 prodotti di make-up in assoluto. Un altro prodotto che ho usato spesso quest'anno è questa palette, sempre della Maybelline. Si tratta di bronzer. In particolare uso tantissimo questo qua come illuminante, lo uso sia nella punta interna dell'occhio che come normale illuminante sugli zigomi. Un colore che adoro è questo qua e nonostante sia bronzer mi piace metterlo come ombretto. In generale poi adoro usare anche questo qui come contouring, diciamo. L'unico che uso veramente poco è questo qui, però tutti gli altri li adoro. Ok. Questi erano quindi i prodotti di make-up e vi voglio parlare di cura della pelle. La mia cura della pelle quest'anno è stata rivoluzionata da un marchio, ovvero Pixi Beauty, che è un marchio che esiste già da qualche anno e recentemente, da poco tempo, si può trovare anche in Italia. Credo da Sephora e l'ho visto anche alla Rinascente a Milano. La cosa bella di questo tonico è che ha il 5% di acido glicolico, se l'ho detto giusto. Ovvero, non dovete spaventarvi per la parola acido, è semplicemente un esfoliante chimico, quindi va a fare uno scrub chimico sulla nostra pelle. È assolutamente delicato, quindi non preoccupatevi. Ovviamente poi se lo dovete usare per la prima volta consiglio sempre di provarlo su una parte della pelle, semplicemente per vedere se avete una reazione allergica. Ma in generale io lo adoro semplicemente perché mi evita lo scrub non è più necessario da quando uso questo prodotto. Lo uso una volta al giorno, la sera, ammetto che qualche volta l'ho saltato, però fa appunto questo bellissimo effetto di scrub e la pelle non presenta quelle fastidiose pellicine, quindi è stato un ottimo prodotto. Tra l'altro la Pixi mi ha inviato quest'altra confezione da mezzo litro addirittura ed è personalizzata, ci hanno messo il Nas Glow Tonic. Quanto è carino. Sempre della Pixi c'è un altro prodotto che adoro, ovvero questo qua, che è un Hydrating Milky Mist. Si tratta di questo liquidino arricchito di diverse sostanze, qua leggo c'è la provitamina A, c'è la vitamina B1, B2, B6 e comunque in generale altri prodotti che fanno molto bene alla pelle, qua leggo olio di ricino anche. E si tratta di un prodotto che si può spruzzare sul viso prima o dopo il trucco, la mattina, la sera, quando si vuole, o semplicemente anche durante la giornata per rinfrescare un po'. È molto semplice da usare. Opa. E in generale io lo uso per rinfrescare il trucco e sono molto curiosa di provarlo d'estate, sicuramente sarà un'evoluzione, perché penso alle giornate afose di Milano, quando ho proprio voglia di qualcosa di fresco sul viso, prendo questo, tac tac. E secondo me aiuta tantissimo. Sempre per quanto riguarda la pelle, c'è una maschera che ho usato spesso quest'anno, che è della L'Oreal. Si chiama la maschera purificante all'argilla pura verde, perché io ho la pelle tendenzialmente mista,
sulla fronte e sul naso, sul mento, quindi la zona T è molto grassa. Quindi queste sono le aree dove la uso per opacizzare la mia pelle. Non credo di aver risultato, di aver visto questi risultati evoluzionari, però è sicuramente un aiuto e la uso spesso. Cerco di usarla almeno una volta a settimana per purificare la pelle. Ok, poi voglio introdurre un altro prodotto, l'olio di ricino. Questo qua è il castor oil. Questo l'ho preso su Amazon qualche mese fa ed è una confezione da 250 ml. Voglio vedere quanto ne è rimasto. Ecco, siamo a questo punto qui. E lo sto usando da qualche mese, praticamente tutti i giorni. Lo uso principalmente in due modi. Il primo modo più conosciuto è per i capelli. Soprattutto se avete visto il mio video bionda per sbaglio, sapete che ho una bruttissima storia. Ho avuto un incidentino con i miei capelli che quest'anno sono ritrovati in una condizione veramente pietosa. E l'olio di ricino è uno dei prodotti che mi sta aiutando a riportarli ad una forma, diciamo, decente. E l'altro uso per l'olio di ricino lo uso come crema del contorno occhi. Poco e soprattutto ovviamente non in abbondanza perché è un olio molto denso, ma nei momenti o nei periodi in cui sento la pelle particolarmente secca, mi piace massaggiarlo, massaggiare proprio qualche goccina sul contorno occhi per cercare di idratarla un po' ed evitare appunto questa pelle molto disidratata, che non è carina da vedere. Poi, parlando di capelli, ho due prodotti, vi parlo prima di tutto di questo qua, che credo sia stato veramente rivoluzionario. È una maschera per capelli della BioCap, si chiama BioCap della Biosline. È una maschera nutriente riparatrice. La cosa bella di questa maschera è che prima di tutto è senza siliconi, senza parabeni, quindi molto naturale. È composta da una serie di ingredienti che vanno a nutrire tantissimo il capello. Appunto, come vi dicevo, i miei capelli non sono esattamente in un'ottima forma e questo prodotto mi aiuta veramente a nutrirli. Una cosa però che, diciamo, negativa che ho notato è che ovviamente fa in modo che i capelli diventino grassi abbastanza in fretta. Quindi lo uso, diciamo, una volta ogni 2 settimane perché sennò devo lavarli veramente spesso. E vi faccio vedere anche com'è dentro. Opa. Aiuto. Ok, allora ha questa consistenza qui. Non so se la vedete questo colore. Ha un odore molto forte, quindi magari ad alcuni potrebbe non piacere, però credo che sia dovuto al fatto appunto che sia un prodotto totalmente naturale. E niente, comunque questo è un prodotto che sto amando e che continuerò ad usare per un bel po'. E l'ultimissimo prodotto di cui vi voglio parlare è questo balsamo. In realtà adesso vi sto facendo vedere questo, ma non è l'unico di questa linea che sto adorando. In particolare la linea Garnier Ultra Dolce. Si tratta di prodotti tendenzialmente naturali. Dico tendenzialmente perché ovviamente ci sono comunque dentro profumi. Sto cercando di guardare l'etichetta. Sono comunque una serie di prodotti che non fanno benissimo ai capelli, mi riferisco anche all'alcol, però in linea generale è uno di quei balsami economici che adoro, che fanno un bel effetto sui miei capelli. Questo è quello del tesoro, come si chiama? Tesori di miele. Nutre tantissimo i capelli. Ce n'è un altro che però al momento ho finito, che si chiama, se non sbaglio, Riso e Fiocchi d'Avena. Ha una confezione bianco ro rosea e quello lì fa diventare i miei capelli veramente setosi, molto facili da pettinare. Quindi questi due balsami principalmente mi stanno aiutando a rendere i miei capelli più gestibili. E niente, per oggi è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, mettete un bel like e iscrivetevi al canale. E fatemi sapere nei commenti qua sotto quali sono i vostri prodotti preferiti del 2018.